porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha utilizzato l'aereo a disposizione per gli impegni istituzionali per presenziare alla finale tutta italiana degli US Open di tennis tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci. Per essere presente è stato costretto a cancellare la partecipazione alla Fiera del Levante, che è un evento strategico per l'economia del Mezzogiorno. Intanto le chiedo, secondo lei è giusto che il Presidente abbia utilizzato un volo di Stato per presenziare a questo evento sportivo, sì o no? Secondo me sì, perché l'Italia si presentava per la prima volta al mondo in un contesto internazionale in cui lo stadio dove hanno giocato a tennis era pieno da parte di tutti gli italiani d'America, okay? E quindi per la, diciamo così, il nostro prestigio era importante esserci. Le faccio una provocazione. Il Fatto Quotidiano ha fatto un rapido calcolo di quanto potrebbe essere costato il volo di Matteo Renzi. Il Fatto Quotidiano lo fa sempre. Circa 80.000 euro per permettergli di assistere a questo duello sportivo. Crede siano troppi? Che fa solo lui comunque. Solo il Fatto Quotidiano, dice lei. Certo. Ok, però le dico, qualsiasi cifra sia costato questo volo, comunque sicuramente non saranno pochi euro. Secondo lei comunque valeva la pena investirli per permettere al Presidente di essere là, piuttosto che prendere un volo normale, no? Un volo di linea? Non penso che sia possibile per un Presidente del Consiglio prendere un volo di linea normale, anche se costa una certa cifra. Questo dovrà giustificarlo ai cittadini se richiesto, ma per il prestigio della nostra Italia, tra l'altro non solo la Pennetta ha vinto in questo ultimo fine settimana, ma anche le ragazze della ginnastica hanno vinto la medaglia d'oro e Aru ha vinto la Vuelta di Spagna, quindi in un contesto internazionale è giusto che ci fosse. Non capiterà nei prossimi 100 anni che due italiane siano a Flash and Meadow in finale. No, non è mai giusto che un presidente o un politico di turno utilizzi un volo di Stato per questioni così, di così scarsa rilevanza sotto il profilo politico e a scopi personali. Quindi lei dice che non era un evento politico, per cui non è giustificata questa scelta? No, se non è un evento politico non è giustificata la scelta, no. Qualcuno ricorda Pertini quando era presente alla finale dei mondiali e in quel caso dice nessuno aveva fatto polemiche. Forse erano altri tempi e forse gli scandali legati alla corruzione in ambito politico erano meno rilevanti e quindi eravamo meno attenti a queste cose, o forse Pertini era un personaggio talmente al di sopra di qualsiasi sospetto che il problema non si è posto. Penso di sì, penso appunto che fosse giusto esserci e credo che un volo di Stato servano anche a queste cose. Per partecipare lui non è riuscito però ad essere presente alla Fiera del Levante. Qualcuno, tra cui l'altro Matteo, quello che di cognome fa Salvini, dice che avrebbe potuto godersi lo spettacolo stando seduto sul divano o perlomeno dare la precedenza alla Fiera del Levante. Secondo lei è così o no? Non so e non credo sia a me decidere le priorità che il Presidente del Consiglio pensa di dare alle varie attività. Quindi, sinceramente, quindi dice se... Non conosco neanche l'importanza che possa avere effettivamente questa Fiera del Levante, non sono in grado di dire cosa è più importante o no e non sta a me dire. Comunque la presenza del Premier a questo evento sportivo era importante? Io credo proprio di sì.